Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti, benvenuti, buongiorno, benvenuti alla nostra diretta Appunti di bellezza l'erbolario. Eccoci qui, vedo che state iniziando ad arrivare, buongiorno, ben arrivati, ciao Giovanna, buongiorno, ciao Marcolino, buongiorno, ben arrivato anche a te. Ciao John the Viewer, benvenuto, benvenuti a tutti. Oh là là, in greco. Ciao, ciao Valvaro Raffaella, buongiorno, buongiorno Madi 80, ben arrivati. Allora, aspetto ancora qualche istante per dare la possibilità a tutti di collegarsi, di connettersi con noi. E allora, innanzitutto, sono veramente, vi ringraziamo perché abbiamo avuto un sacco di visualizzazioni sulla diretta di ieri, quindi era la prima diretta che presentava la prima linea Bouquet d'Oro e veramente sono molto emozionata, siete stati in tantissimi. Spero che la linea vi sia piaciuta, credo proprio di sì dai commenti che ci avete fatto. E adesso invece abbiamo la seconda, oggi la seconda diretta per parlare delle novità, quindi come vi avevo già anticipato ieri, la novità di cui andremo a parlare adesso è Bouquet d'argento, quindi aspettiamo giusto ancora qualche istante, vedo che siamo comunque già un buon numero. Come vi ricordo che come sempre la nostra diretta avrà una durata di 20-30 minuti circa e quindi durante la parte iniziale vi parlerò della nuova linea Bouquet d'argento, cominciando ad introdurvi, a presentarvi il profumo per poi continuare parlandovi poi anche di tutta quanta la linea di prodotti per la cura del corpo e poi come sempre verso la fine risponderò alle domande che vorrete farmi in diretta. Potranno essere delle domande che chiaramente riguardano l'argomento, soprattutto quindi Bouquet d'argento, ma se ci sono poi anche altre domande, siamo assolutamente disponibili per rispondere. Ecco, allora vedo che il numero è quello giusto, direi di iniziare. Cominciamo subito. Come vi dicevo, questa mattina parliamo di Bouquet d'argento, quindi della seconda linea novità dell'erbolario per l'anno 2020-2021 per il nostro autunno-inverno. Parliamo di una fragranza molto particolare, parliamo di una fragranza aromatica e automaticamente la prima cosa che c'è da dire è che ieri abbiamo parlato di una linea fiorita, quindi di una linea assolutamente femminile, mentre Bouquet d'argento è una fragranza unisex, quindi questo significa che è una linea di prodotti che andrà benissimo sia per l'uomo che per la donna e questo in virtù proprio del fatto della presenza delle sue note che sono, come vi dicevo, energizzanti ed aromatiche. Quindi di che cosa si tratta? Adesso voglio introdurvi il profumo e come vi dicevo già ieri non è proprio tanto facile trasmettere l'emozione che si può sentire quando vaporizziamo e poi sentiamo una fragranza, ma cercherò di farlo parlandovi della piramide olfattiva. Per cui cosa facciamo? Allora, innanzitutto vi mostro il profumo, eccolo qui, Bouquet d'argento, quindi abbiamo preso ispirazione dalla purezza dell'argento, di quest'altro metallo prezioso. Ieri era l'oro, oggi quindi l'argento, quindi la purezza dell'argento. E per trasmettere questa purezza di questo metallo prezioso, come sempre ci siamo affidati alla natura e abbiamo utilizzato delle piante che si caratterizzano per delle belle foglie che richiamano l'argento. E quindi questo è un po' il leitmotiv, diciamo, tutto il leitmotiv della linea Bouquet d'argento. Quindi vi dicevo, si tratta di una linea comunque energizzante ed aromatica unisex, quindi aromatica perché? Perché all'interno di questa fragranza troveremo veramente delle note olfattive di ingredienti che ritroviamo molto spesso nel nostro giardino: il basilico, la salvia sclarea, la menta, e poi troveremo però anche una sfaccettatura un pochettino più agrumata, più fresca, che è più rivitalizzante. Ed ecco quindi che cosa facciamo adesso. Vaporizzo la fragranza, ecco qui, la vaporizzo sulla touche e, come vi dicevo, provo a descrivervela.
provo a descriverla perché vorrei trasmettervi proprio tutta l'energia, la luminosità, la freschezza, il tocco un pochettino di clorofilla che riesco a sentire all'interno di questo particolare bouquet d'argento. Quindi partiamo dalle prime note, le note di testa che sentiamo. Quindi vi ricordate, le note di testa sono quelle note olfattive che sentiamo appena vaporizziamo la fragranza, quindi sono delle note di testa decisamente agrumate. Ritroviamo del limone, ritroviamo del bergamotto che ci danno luminosità, allegria, vitalità, freschezza, e in più nelle note di testa ritroviamo anche delle foglioline di menta che danno ancora un tocco particolare, particolarmente fresco ed energizzante. Dopodiché arriviamo al secondo stadio, quindi vi sto parlando adesso delle note di cuore che danno proprio la personalità alla fragranza, e abbiamo detto che si tratta di una fragranza aromatica. Ed infatti nelle note di cuore che cosa ritroviamo? Innanzitutto un'erba aromatica che ritroviamo molto spesso in cucina, quindi la salvia sclarea, unitamente al basilico che utilizziamo moltissimo nella nostra cucina, quindi danno veramente un tocco di freschezza, un tocco anche un pochettino balsamico. Il tutto però si addolcisce poi dalla presenza del tè bianco. E per concludere arriviamo invece alle note finali, quindi le note di fondo saranno invece quelle che lasceranno il ricordo sulla nostra pelle, sui nostri vestiti, quindi avvertiremo comunque durante l'arco della giornata dopo aver vaporizzato la fragranza. In questo caso sono delle note un pochettino più muschiate e legnose. Abbiamo infatti del legno di sandalo, del legno di cedro e chiaramente del muschio bianco, che andranno a dare un pochettino più di morbidezza e a rendere il profumo un pochettino più persistente, chiaramente, sulla nostra pelle. Quindi questa è un po' la piramide olfattiva di bouquet d'argento. La fragranza è quindi disponibile nel formato 100 ml, che è questo qui che adesso io ho utilizzato per vaporizzare la mia touche, ma sarà poi anche disponibile in un praticissimo formato da 50 ml. Quindi questi saranno i due formati di profumo che troverete nei negozi. Infatti, dal momento che, come vi ho detto, vi ho descritto la piramide olfattiva, ma non è così semplice trasmettere comunque l'emozione, la freschezza, l'energia che trasmette questa fragranza quando andiamo ad applicarlo, il suggerimento è di andare nei negozi appena possibile, quindi a partire dalla fine del mese di settembre, all'inizio di ottobre, andate nei negozi l'erbolario, nelle erboristerie, nelle farmacie, nelle parafarmacie, a sentire bouquet d'argento, e magari chiaramente insieme a bouquet d'oro, e definirete, stabilirete magari quale è la vostra preferita. Potrebbe anche essere, per esempio, come nel mio caso, quest'anno trovo che abbiamo fatto delle novità meravigliose e trovo bouquet d'argento particolarmente fresco ed energizzante al mattino quando ho bisogno un po' di carica, e invece bouquet d'oro un pochettino più femminile e sensuale per la sera. Ma questo lo stabilite voi, lo lascio a voi da stabilire chiaramente. Allora, abbiamo parlato della fragranza, e cosa facciamo adesso? Parliamo, come vi dicevo, della linea corpo. Quindi della linea corpo, che ancora una volta, come da tradizione per i nostri prodotti, per le nostre linee novità, possiamo dire che non si tratta la linea corpo solo di prodotti profumati che richiamano quindi la fragranza bouquet d'argento, ma si tratta di veri e propri prodotti di trattamento che vanno a curare la pelle del nostro corpo con un'azione tonificante, rivitalizzante e ricompattante. E quindi questo perché? Perché all'interno ritroviamo questi estratti vegetali, tra cui di nuovo la salvia. Quindi la salvia sclarea, che viene utilizzato come estratto ma anche come acqua aromatica per dare tonicità e freschezza, è presente all'interno della linea e viene riproposta, come potete vedere, eccola qui, viene riproposta non a caso anche sulle confezioni di tutti i prodotti della linea Core. E quindi questo potere rivitalizzante, rinfrescante. Abbiamo poi dell'estratto di erica, che ha invece un potere ricompattante ed antiossidante. E la terza pianta che possiamo ricordare è il GNP, che è particolarmente ricco di vitamina C e beta carotene, e quindi darà molta tonicità e compattezza alla pelle del nostro corpo. Quindi vediamo insieme adesso quali sono i prodotti che beneficiano di questi complessi, di questi ingredienti così tonificanti e rivitalizzanti. Il primo prodotto è il bagnoschiuma.
Eccolo qui, bagnoschiuma, buche d'argento, vedete c'è la foglionina della salvia sclarea, quindi la prima cosa, così come per buche d'oro, il flacone di questo bagnoschiuma è un flacone in linea con i nostri valori fondamentali, l'amore per l'ambiente, e quindi si tratta di un flacone costituito di pie vegetale che deriva dalla canna da zucchero ed è al 100% riciclabile, questo proprio in virtù del fatto che, sapete, amiamo l'ambiente e lo rispettiamo sempre. All'interno poi cosa troviamo? Il nostro bagnoschiuma, che come sempre contiene dei tensioattivi, quindi delle sostanze detergenti di derivazione vegetale, e in questo caso per questo bagnoschiuma troviamo dei tensioattivi che derivano nuovamente dalla canna da zucchero e anche dalla tapioca, che è un amido. Questo mi permetterà di avere un'azione detergente perfetta, di lasciare la pelle del corpo piacevolmente profumata, ma anche di lasciare la mia pelle particolarmente morbida e levigata, ed anzi è ovviamente un bagnoschiuma particolarmente adatto per le pelli sensibili e delicate. E quindi questo è il primo prodotto della linea corpo. Secondo prodotto della linea corpo di questa nuova linea, il sapone, quindi la saponetta, anche questa è un metodo di lavorazione classico, tradizionale, in questo caso a base di olio di cocco e a base di olio d'oliva. E quindi in questo caso, quando andremo a lavare le nostre mani, dal momento che in questo periodo sappiamo che le nostre mani sono particolarmente sottoposte a stress a causa dei continui e ripetuti lavaggi, a causa dell'utilizzo comunque anche di sostanze igienizzanti, ecco che utilizzando una saponetta di questo tipo non andremo ad asciugare e a seccare troppo la pelle delle nostre mani. E poi ancora, che cos'altro abbiamo? Abbiamo un terzo prodotto, crema fluida per il corpo. Ecco, ricordate che per buche d'oro avevamo un vaso con all'interno una crema ricca, morbida, corposa. In questo caso la caratteristica della crema della linea buche d'argento è la sua leggerezza, la sua fluidità. È un fluido estremamente idratante grazie alla presenza sempre della salvia sclarea, del GNP e di tutti gli ingredienti che abbiamo visto prima, ma appare assolutamente fluida, quindi estremamente leggera, e come vedete si assorbe istantaneamente sulla pelle del corpo, lasciandola particolarmente morbida, idratata, ma subito immediatamente asciutta, esattamente, quindi Alessandro Sgardello si asciuga subito, esattamente. E quindi ancora un altro prodotto che vi mostro è la lozione deodorante. Quindi nella linea buche d'argento abbiamo una lozione deodorante, quindi sotto forma di spray. La particolarità di questo deodorante è che, essendo un deodorante a base di un complesso vegetale deodorante a base di equiseto e salvia, risulta essere perfetto anche per le persone che hanno comunque la pelle sensibile e delicata, e ci permette di avere la freschezza per tutto quanto il giorno. E poi ancora, cos'altro posso mostrarvi? Chiaramente l'ambiente, non solo la persona, ma anche l'ambiente, possiamo arricchirlo di questa fragranza così luminosa, così rivitalizzante, così energizzante, ed ecco quindi che vi mostro la fragranza per legni profumati. Eccola qui. Allora, vedo qualcuno che mi chiede costo, dopo magari vediamo insieme un po' il costo dei prodotti. Cosa faccio? Quindi apro la mia fragranza per legni, vado ad avvitare l'anello di plastica, dopodiché prendo i miei 7 bastoncini di legno rattan, e quindi cosa faccio? Ne ho lasciato uno qui dentro, eccolo, e vado a posizionarli all'interno della mia fragranza per l'ambiente. Quindi ideale per la casa, per l'ufficio, per qualunque ambiente. Come dicevamo ieri, è un regalo a volte gradito per le persone con le quali a volte non abbiamo tanta confidenza, magari vogliamo fare un pensiero, un regalo, non sappiamo cosa regalare, troviamo che la fragranza sia un po' troppo personale. Questo sicuramente può essere un regalo gradito, magari insieme anche a una saponetta, che per le mani può essere sempre comodo. E per ravvivare la fragranza, ogni tanto vi ricordo di prendere i bastoncini, rigirarli
In questo modo andremo a ravvivare la fragranza all'interno dell'ambiente, ogni qualvolta ne sentiamo la necessità. Ancora novità, un prodotto nuovo, prodotto particolare per la linea Buche d'Argento. Sto parlando del profumatore per l'automobile. E quindi vi mostro il suo cofanetto, anche questo può essere un'idea regalo molto carina. Abbiamo un bellissimo cofanetto. Apriamo questo cofanetto e all'interno cosa troviamo? Ecco qui. Allora, troviamo una foglia e uno spruzzatore, un vaporizzatore. Quindi il vaporizzatore per l'automobile è un vaporizzatore che viene custodito qui dentro, in questa custodia, e abbiamo un 10 ml di profumatore. Ve lo mostro. Eccolo. E quindi cosa faremo? Prenderemo la foglia che c'è nella confezione, andremo a vaporizzare la foglia in questo modo, magari da entrambi i lati, e poi andremo a posizionare la foglia nell'abitacolo della nostra automobile, dove preferiamo, per fare in modo che mantenga comunque l'ambiente dell'abitacolo dell'auto sempre fresca e profumata, e anche questa potrà essere ravvivata ogni qualvolta ne sentiamo la necessità. Quindi anche questa sicuramente è una cosa, molto un'idea regalo anche molto carina, da regalarsi o da regalare a qualcuno. E poi, ultima novità, così come io ieri vi ho presentato una bellissima pochette color oro, questa mattina invece vi presento una bellissima pochette, come vedete, color argento. Preziosissima, bellissima, molto semplice. All'interno di questa meravigliosa pochette troveremo il bagnoschiuma della linea Buche d'Argento e la crema corpo della linea Buche d'Argento, entrambi nel formato da 75 ml, e come vi dicevo, essendo molto bella ed essendo un'edizione limitata, non fatevela scappare se vi piace. Ed ecco qua, questo è quanto. Allora, spero che vi siano piaciute, queste erano le novità. Come ho detto ieri, per Buche d'Oro, anche la linea Buche d'Argento, anche tutti i prodotti della linea Buche d'Argento partecipano alla raccolta dei punti foglia. La raccolta dei punti foglia, quindi acquistando un prodotto della linea nuova, che cosa facciamo? Andando sul sito L'Erbolario, andiamo nell'area club e, se non l'abbiamo ancora fatto, creiamo il nostro account personale. Dopodiché cosa faremo? Andremo nell'area personale ad inserire il codice alfanumerico che troveremo qui nella confezione del prodotto che abbiamo acquistato, e questo ci permetterà di accumulare dei punti foglia. Accumulando punti foglia poi si avrà la possibilità di avere dei bellissimi regali, quindi è una cosa che vi suggerisco di fare. E non solo, anche questa linea Buche d'Argento, così come Buche d'Oro, non solo partecipa all'accumulare i punti foglia, ma ci permette di partecipare allo straordinario concorso A Spasso con l'Erbolario. E vi ricordo quindi A Spasso con l'Erbolario, questo concorso che inizia il 5 di novembre e termina l'11 di gennaio, quindi dura 68 giorni. La dinamica è la stessa, magari aspettate il 5 di novembre per inserire il codice alfanumerico del prodotto che avete acquistato o che vi è stato regalato, dopodiché in questo modo parteciperete anche al concorso. Ogni giorno per 68 giorni ci sono 5 instant win, e gli instant win, questi regali che vengono dati, sono tutte le linee delle novità, Buche d'Argento, Buche d'Oro, la nuova linea di cui parleremo venerdì, e in più c'è un'estrazione finale, e nell'estrazione finale avremo quindi come regalo 5 e-bike, quindi 5 biciclette elettriche personalizzate l'Erbolario in perfetto stile vintage. Quindi non lasciatevi scappare questa occasione, perché alla fine un po' di fortuna capita a tutti ogni tanto, e potreste essere fortunati e vincere o un instant win o un premio finale. Allora, credo che sia tutto. No, ho ancora qualcosina da dirvi. Ho parlato del premio A Spasso con l'Erbolario, del concorso, che è un concorso che inizia quando ci sarà ovviamente il periodo natalizio, quindi automaticamente un piccolo accenno giusto al periodo di Natale. So che siamo un po' in anticipo, non voglio darvi fretta, però
Quando sarà il momento, quando comincerete a pensare ai regali di Natale, dal momento che la gestione dei negozi quest'anno è un pochettino più particolare, vi suggerisco anche di farlo con un po' di anticipo, suggerimento, andate a prendere in tutti i negozi la copia del vostro Vademecum 2020. Che cos'è il Vademecum? È uno strumento molto utile e molto prezioso, soprattutto nel periodo di Natale, perché ci permette di arrivare al periodo in cui dobbiamo scegliere i regali con più tranquillità. Che cosa succede? Allora, all'interno del mio Vademecum, che cosa trovo? Trovo tantissime idee regalo, quindi è comodo innanzitutto perché posso cominciare a ritirare il mio Vademecum in negozio e iniziare a guardare, sfogliare ed avere un pochettino di idee per Natale. Pensate che all'interno ci sono ben più di 70 confezioni, idee regalo, di tutti i prezzi, a partire da 4,90 euro il più piccolo, il pensierino, fino ad arrivare chiaramente a dei regali più importanti. Quindi la scelta è molto vasta e ce n'è per veramente per tutti i prezzi. Dopodiché cosa facciamo? Una volta che abbiamo magari individuato certo alcuni regali che ci possono interessare, vi faccio notare che avremo la possibilità di scrivere nell'apposita area il nome della persona a cui vorremmo dedicare quel regalo, quindi personalizzato, e questo ci permetterà quindi poi di mettersi d'accordo con il negozio di fiducia e poter andare a ritirare i regali se c'è da fare più regali direttamente nel negozio, evitando particolari noiose file e soprattutto avendo comunque già organizzato tutto in maniera molto semplice e molto veloce, ecco, senza perdere tempo, senza stress, senza file. Quindi ci tenevo a presentarvi questo strumento molto utile per organizzarsi, per raccogliere idee, magari anche per il ritiro dei regali nel periodo natalizio. Molto bene, allora a questo punto sono curiosa di sapere se Bouquet d'Argento vi è piaciuta, fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate e ovviamente se ci sono delle domande fatemi le domande, che sono qui per rispondervi. Prima mi chiedevate i prezzi, ho visto che qualcuno mi scriveva, mi dici i prezzi, allora di cosa, quali prezzi potrei dirvi, vediamo se c'è qualche domanda. Prezzi tutti? Li diciamo tutti o vogliamo, non so, allora, il prezzo per esempio della pochette, che come vi dicevo è in edizione limitata, 14,90 euro, e vi ricordo che all'interno ritroviamo il bagnoschiuma e la crema per il corpo. Dopodiché cosa abbiamo? Il profumatore per automobile, che può essere sempre una pochette, Giulia Tufar ti ho appena risposto, quindi 14,90 euro. Il profumatore per l'automobile 13,90 euro. Abbiamo la saponetta a 4,90 euro. Dopodiché, per esempio, il bagnoschiuma 9,90 euro. Sì, di tutti, mi dite allora. Lauretta Lumaca, sì, di tutti. La fragranza per legni, eccola qui, molto elegante, 27,50 euro. La lozione deodorante 11,90 euro. La crema fluida per il corpo, leggera ma molto idratante, costa 18,50 euro. E poi, per quanto riguarda invece i prezzi delle fragranze, quindi il 100 ml, il formato più grande che vi ho mostrato adesso, 32,90 euro, mentre il più piccolo da 50 ml, 22,90 euro. Di Pilato Leonardo, che fragranza il profumatore d'auto? Ha proprio la fragranza del profumo Bouquet d'Argento, quindi quello che dicevo, appena sarà disponibile nei negozi magari potrai andarlo a sentire, è una fragranza aromatica con una sfaccettatura agrumata, quindi fresca e leggermente muschiata, molto molto piacevole. Allora, qualche altra, vediamo un attimino, qualche altra. Calendario dell'Avvento, ci chiede Giulia Tufaro. Sì, ci sarà un meraviglioso calendario dell'Avvento, ma non voglio svelarvi troppo perché abbiamo già in mente di pensare a una diretta per presentarvelo. Quindi aspettiamo ancora un po' e probabilmente faremo proprio una diretta dedicata al calendario dell'Avvento. Allora, bene bene, vediamo se ci sono. Allora, molto buono Bouquet d'Argento, l'erboristeria
Eva, bene, sono contenta, quindi hai già avuto un rivenditore, hai già avuto modo di provarlo, quindi assolutamente sì, io trovo che le novità di quest'anno sono veramente straordinarie, sono tutte veramente belle, 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 sia per chi preferisce le fragranze più fresche ed agrumate, quindi bouquet d'argento, unisex, sia per l'uomo che per la donna, sia per chi invece vuole una fragranza un pochettino più femminile, anche un pochettino più ipnotica, più sensuale, quindi lì c'è bouquet d'oro che sicuramente ci piacerà tanto. E così come vi ricordo che c'è una terza novità in questo caso, quindi quest'anno abbiamo tre novità e la terza novità ve ne parlerò venerdì e si tratta della linea Karité, quindi una linea per la cura della pelle, del corpo, dei capelli e qualcosina anche per il viso. Molto bene, allora vediamo se c'è ancora qualche domanda, no? Vedo che siete tutti molto contenti, cuoricini, faccini belli. Bouquet d'argento, penso sarà il mio prossimo profumo, dice Only Fratz. Vedrai che se lo senti, se ti piacciono gli aromatici freschi agrumati, sicuramente sì. Ancora qualcuno, tutte molto buone le fragranze. Alessandra Casana, grazie, sì, veramente molto bene. Allora, a questo punto direi che il tempo a disposizione termina qui. Non mi rimane che chiedervi di lasciare dei commenti per quanto riguarda questa linea, così come ci avete lasciato ieri dei commenti sulla linea Bouquet d'Oro. Fateci sapere cosa vi piace, cosa ne pensate di questa linea Bouquet d'Argento e non mi rimane altro a questo punto che salutarvi, augurarvi quindi un'ottima giornata e darvi appuntamento a venerdì.